Maurizio Del Fabbro, responsabile regionale del biathlon, disciplina che da anni regala grandissime soddisfazioni. Ci possiamo aspettare lo stesso anche per la prossima stagione, Del Fabbro? Ma speriamo, l'attività estiva, gli allenamenti, i raduni stanno procedendo bene sia a livello di comitato sia a livello di società. Mi auguro che i risultati siano promettenti come le altre stagioni, poi nello sport ci possiamo aspettare di tutto, però gli elementi ci sono, quindi si spera sempre in un buon risultato sia a livello nazionale che a livello internazionale da parte dei nostri ragazzi. L'obiettivo resta sempre quello poi del possibile inserimento nelle squadre nazionali, no? Sì, noi adesso abbiamo inserito 3 ragazzi, il Maggio Raffaele, la Mozzi Eugenia e la Lisa Vittozzi. Adesso a dicembre cominciano le prime gare di qualificazione sia per i mondiali sia per i giochi IEOS, no? Quindi noi, il nostro obiettivo è quello di portare più ragazzi a queste manifestazioni a livello internazionale. Chiaramente i numeri ci sono, però non si può mai dire niente prima, è sempre il campo che parla. Poi nella sua Fornia Voltri quest'anno c'è un grande appuntamento internazionale. Sì, abbiamo un grande appuntamento a dicembre della IBU Biathlon Cup, che adesso ha raggiunto un livello, è una Coppa del Mondo B, che sarà rappresentata sicuro a dicembre dalle 38 alle 42 nazioni. Quindi un evento di massima attenzione, perché ci saranno anche degli atleti a livello di Coppa del Mondo, perché sono tutte le gare di dicembre che si giocano i posti per la seconda fase di gennaio della Coppa del Mondo. Quindi il mio auspicio è che con le condizioni atmosferiche permettendo, o con le neve artificiali, con la neve naturale, di riuscire a farlo, perché a metà dicembre, se la stagione dell'anno scorso, può creare dei grossi problemi. Si spera sempre in meglio, ma comunque è una buona visibilità per il nostro centro, anche per i mondiali estivi che si disputeranno il prossimo anno a settembre, quindi un buon trampolino di lancio.